rivediamo la classifica con Ciuravi e via via tutti gli altri, appunto De Monga 1.15, Koivuranta in precedenza sesto, e vedremo in quindicesima posizione Magnus Moan, che a questo punto diventa il favorito della gara, quantomeno per superare e quindi rosicchiare dei punti ad Anssi Koivuranta nella classifica generale di Coppa del Mondo, a 4 gare dalla fine, 5 compresa questa. Bene, rilascio la parola a Luca Reboa con il salto da Oberstdorf. Un saluto a più tardi con la combinata da Guido Monaco. Un gruppetto davanti con il francese Lamy Chapuy, che è in compagnia dei due atleti cechi, Ciuravi e Slavik. Bentornati da Klingenthal. Guido Monaco che vi parla. Andiamo subito sulla diretta della gara, perché siamo alle battute finali della 10 km Gundersen. C'è molta lotta nelle prime posizioni. Il francese Lamy Chapuy è in compagnia dei due atleti cechi, Ciuravi e Slavik, ma Bill De Mong sta recuperando. Vedete, in questo momento Bill De Mong raggiunge e penso supererà il francese, partito per secondo nel salto, ma attenzione che da dietro anche Magnus Moan sta rimontando molto. Magnus Moan, che come vi dicevo questa mattina è in lotta con Anssi Koivuranta per la conquista della Coppa del Mondo. Vedete là dietro con la tuta rossa, viene su fortissimo Magnus Moan, mentre Koivuranta col pettorale giallo è più in difficoltà. Siamo agli 8,4 km dei 10 della gara. Lamy Chapuy tiene duro, anche Ciuravi prova a reggere il ritmo del francese, con De Mong che li sta raggiungendo. E penso che in questo momento De Mong sia il favorito della gara, perché normalmente è il più forte sugli sci stretti rispetto a questi due atleti. Il ceco Slavik ancora in quarta posizione, ma tra poco Magnus Moan andrà a saltare. 19 secondi il distacco di Magnus Moan dalla vetta, manca 1,6 km, quindi non sarà assolutamente facile per Moan andare a raggiungere i primi due, ma un podio è ancora possibile per il forte norvegese. Koivuranta settimo a 29 secondi. Vediamo, aspettiamo con curiosità le prossime immagini, perché si sta risolvendo la gara, salita molto dura, vedete Koivuranta piuttosto provato. Replay con Lamy Chapuy col pettorale 2, francese con l'1 Slavik, il vincitore della gara del salto, scusate Ciuravi, e col 7 Bill De Mong, americano, uno dei protagonisti della stagione. Più dietro un atleta doppiato e dietro ancora l'altro ceco Slavik. Ecco ancora il terzetto di testa, con davanti Chapuy, anzi in questo momento davanti è Ciuravi con Chapuy secondo, molto simile le tute della Repubblica Ceca e della Francia, con Bill De Mong che dà l'impressione di respirare un attimo dopo lo sforzo per poi fare il massimo sforzo, appunto la massima spinta per andare a provare a vincere la gara. La terza gara sarebbe per lui vinta in questa stagione. Non devono guardarsi troppo, perché Magnus Moan stava venendo su come al solito molto forte, e quindi gli atleti che in questo momento non sembrano spingere moltissimo, anche se manca poco, manca 1 km circa alla fine della gara. Sempre Ciuravi che ha tenuto molto bene nel fondo dopo aver vinto il salto. Ciuravi, ricordo, di Liberec, dove da giovedì seguiremo i campionati mondiali di combinata nordica, di sci di fondo, di salto con gli sci. Quindi da giovedì alle 14.15 ci sarà la prima gara con la must start. Ma andiamo sulla stretta attualità della gara, perché si risolve in questi attimi la gara, con ancora davanti il ceco Ciuravi seguito da Lamy Chapuy e Bill De Mong. Ma attenzione che Magnus Moan sta venendo su forte, prova a restargli attaccato il ceco Slavik, ma avrà una cinquantina di metri di distanza Moan. Non so se ce la farà, perché siamo veramente alle battute finali, si studiano davanti, stanno preparando lo sprint finale i tre davanti. Quindi ripetiamo, davanti Ciuravi seguito da Lamy Chapuy e Bill De Mong, l'americano in terza posizione. Tratto di curva, non devono assolutamente rallentare la marcia, perché Magnus Moan sta venendo su molto molto forte come sua abitudine, atleta nettamente più forte. Vedete che si sta assottigliando il gap di differenza tra il terzetto di testa e il norvegese Moan, che cerca, molto motivato, di raggiungere almeno il podio, perché vorrebbe dire
assottigliare quel distacco di 63 punti che ha da Ansi Koivuranta nella classifica generale. Eccoci sul rettilineo finale, sprint, tre atleti sulla stessa linea con Ciuravi leggermente in vantaggio, ma Bildemong dà l'impressione di avere una marcia in più, salta la Mishapui che rinuncia e salta anche il cieco, e come prevedibile si porta davanti. Ecco il rettilineo d'arrivo, eccolo con Demong davanti, prova a reagire il francese Chapuis, un po' più staccato Ciuravi, e Bill Demong, l'americano, va a vincere la terza gara della stagione a Kligenthal, terza gara di Nordic Combine, quindi combinata nordica, secondo Lamy Chapuis e terzo Pavel Ciuravi, quarto Magnus Mohan che conquista 50 punti di Coppa del Mondo, molto felice anche l'altro ceco Slavic, Repubblica Ceca, che con alle porte campionati del mondo a Liberec piazza un atleta terzo e uno quinto, atleti tra l'altro entrambi di Liberec, sia Ciuravi che Slavic. Koivuranta abbastanza provato, arriva in settima posizione e quindi perde direi 14 punti dei 63 che aveva in classifica rispetto a Magnus Mohan, quindi comunque da archiviare a 4 gare dalla fine in maniera molto positiva la gara di Koivuranta, che è stato artefice nel salto, di un salto spettacolare a 148 metri e mezzo, dove non è riuscito però a restare in piedi ed è stato dunque penalizzato dai giudici ed è dovuto partire dalla sesta posizione. Arrivano altri atleti con il tedesco Edelman, molto costante in queste posizioni tra l'ottava e la decima in questa stagione, Bernard Gruber e l'altro americano Johnny Spillane, quindi vittoria di Demong, Bill Demong americano, davanti a Jason Lamy Chapuis Francia e a Pavel Ciuravi Repubblica Ceca, Magnus Mohan il secondo della classifica generale è giunto quarto, mentre Ansi Koivuranta settimo, il leader di Coppa del Mondo settimo, quindi 50 punti per Magnus Mohan, 36 per Koivuranta, ciò significa che invece di 63 siamo a 49 punti di vantaggio a 4 gare dalla fine per il finlandese, gare che si svolgeranno a Lahti e a Vikersund, però in mezzo prima ci sono i mondiali che, come dicevamo, partiranno da giovedì da Liberec con Luca Rebo e Max Ambesi che vi commenteranno l'evento di una combinata nordica. Altri arrivi si susseguono, distacchi intorno a 2 minuti, mancava oggi la nazionale italiana. Ci sono stati campionati italiani pochi giorni fa, vinti dal giovane Alessandro Pittin, neo bicampione mondiale juniores di cui parlavamo stamattina, la promessa della nostra combinata nordica, ma promessa addirittura a livello mondiale, perché ha vinto in 2 anni 3 ori ai mondiali juniores e un bronzo. Vedremo se i giovani italiani, la giovane nazionale italiana saprà ben figurare i mondiali di Liberec.